Eravamo qui a gennaio 2019, 5 anni fa, e quindi mi sembrava doveroso ripartire proprio a gennaio, sia per dare una spinta propulsiva del primo comune amministrato dal centrodestra per le regionali, quindi supportare il presidente Marsiglio, che ripartire con la campagna elettorale qui a Giulianova, dopo 5 anni con un'amministrazione comunale che ha riportato a casa dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, quindi ci faceva piacere fare questa doppia presentazione. Che anni sono stati? Complessi e difficili, perché comunque abbiamo dovuto gestire una pandemia e abbiamo dovuto far fronte al rincaro delle materie prime, degli appalti bloccati perché non ci uscivamo con i tariffari regionali, alla guerra con i profughi ucraini, ma non ci siamo fermati. I risultati che abbiamo portato a casa, ripeto, sono tangibili. Abbiamo anche fatto un video di 6 minuti cercando di concentrare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, ma vogliamo assolutamente continuare su questo percorso, dare continuità e stabilità amministrativa alla città per portare a termine un sogno che era quello del 2019 di cambiare la città di Giulianova. Il cambiamento si è visto. Chi lo nega lo fa in maniera assolutamente di parte, ma noi vogliamo continuare, siamo motivati e abbiamo tanta voglia di far bene. Sindaco, Piazza Donatori di Sangue, anzi Piazza Carlo Alberto della Chiesa a Giulianova, una zona di spaccio, una zona problematica, avevate fatto delle promesse. Sì, abbiamo intercettato dei fondi col PNRR, abbiamo appaltato il lavoro, la ditta ha ricevuto l'appalto nel mese di dicembre, ci ha garantito che entro il mese di febbraio i lavori inizieranno, la prima grande risposta a tante problematiche che ha la città, che aspettavano da 30 anni, cioè quella piazza in uno stato di totale abbandono da 30 anni, è partito il polo scolastico, abbiamo fatto lavori. Abbiamo appaltato i lavori per l'area dell'ex depuratore, abbiamo appaltato i lavori per il lascito Cerulli, abbiamo fatto il più bel lungomare di Giulianova, della provincia di Teramo, non me ne vogliono i miei vicini, abbiamo fatto Piazza Dalmazia che era un sogno che avevamo in campagna elettorale, abbiamo fatto tante cose, abbiamo riaperto l'RSA del Bivio Bellocchio, abbiamo varato 6 piani asfalti, cioè veramente di cose ne abbiamo fatte tante, quelle che ho più a cuore sono le scuole. Perché questa amministrazione nel corso di questi 5 anni ha investito più di qualunque altra amministrazione di Giulianova sulle scuole. Provate a pensare che abbiamo riaperto la scuola di Colleranesco, abbiamo riaperto l'asilo nido delle Coccinelle, abbiamo ereditato 25, solamente 25 bambini di asili nido e li abbiamo portati a 100. Questi sono numeri e con la politica a me non piace giocare con le parole, ma piace parlare di numeri. C'è tutta la coalizione, anche irrobustita da una presenza civica molto solida e consolidata in città, è la ricetta giusta, parlare con la città, mettere insieme tutte le forze migliori, aggregare intorno ai progetti, è il lavoro che si è fatto in questi 5 anni, nonostante una partenza travagliata, perché la storia politica di Giulianova è stata in questi 5 anni appunto un po' particolare, però abbiamo trovato nel corso degli anni, le ragioni e le motivazioni per fare quadrato, stringerci tutti assieme e costruire una coalizione ampia che sono sicuro porterà alla riconferma del secondo mandato, ci consentirà anche come Regione Abruzzo di poter continuare ad investire su Giulianova e con Giulianova per la crescita dell'Abruzzo, avendo una sinergia e una, come dire, condivisione di progetti molto importante. Questo quadrato di cui parla si trova in un momento storico-politico importante perché ovviamente ci sono anche le regionali in corso. Ritiene che le basi possano continuare a essere solide? Lo sono ed lo dimostra anche questa manifestazione con la presenza di tutte le formazioni politiche insieme a quelle civiche territoriali che lavorano insieme, in sinergia, in coalizione, con grande armonia e quindi si procede dritti verso il traguardo.